Non ho fatto il giro delle reti appunto. Proviamo con la musica. In particolare ragazzi della Margherita Hack, dalla palla a Manu Carpi e dai suoi partner commerciali. Nona giornata di Serie A Gold tra Pallamano Carpi e Banca Popolare Fondi. Per il Fondi, numero 7 Miceli, numero 8 Orticelli, numero 10 Vanoli, numero 14 Canete, numero 15 Dieguez, numero 16 Garcia Giugno, numero 19 De Luca, numero 24 Nurwalder, numero 27 Livoli, numero 29 Speranza, numero 30 Trani, numero 31 Di Fazio, numero 38 Arena, numero 99 Frai. Agli ordini di Mister De Santis. Per i Carpi, numero 2 Toro, numero 3 Cascone, numero 6 Serafini, numero 7 Soria, numero 8 Nocelli, numero 11 Coppola, numero 12 Aifrey Selmi, numero 18 Aifrey Sama, numero 19 Dall'Olio, numero 22 Cortrich, numero 30 Sorino, numero 94 Ceccarini, numero 10 Casa, numero 1 il capitano Iaiurina. Agli ordini di Mister Serafini dirigeranno gli incontro il signore Schiavone e Nicolella, coadiuvati dal commissario di gara il signor Pifanelli. Buona partita a tutti. Buonasera amici di Eleven Sports e benvenuti a questa nona giornata di Serie A Gold tra Pallamano Carpi e Fondi. Una partita all'insegna dei play-out. Fondi reduce dalla sconfitta infrasettimanale contro il Conversano. Partita nel quale vuol dire che il Fondi è rimasto in partita per un buon primo tempo. Il tempo, se ricordo male, concluso 14 pari. Poi attimo di blackout nel secondo tempo, dove i campioni d'Italia hanno dimostrato di avere qualcosa in più, infatti tant'è che lottano per ben altre posizioni. I Carpi invece, reduce dalla pessima performance in quel di Merano, dove anche il Carpi ha fatto un buon primo tempo, ma poi blackout, si è spento, parziali di 8-1 e il Merano non si è fatto assolutamente pregare, ha messo la freccia ed è andato via. Ma veniamo a noi in questa partita con il Carpi, con la sua classica casacca nera che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi, e il Fondi in casacca bianca che attaccherà da destra verso sinistra. Carpi che oggi dovrebbe ritrovare almeno parzialmente Casa e Nocelli, reduci da un lungo infortunio, e rientrato anche Sortino, assente nella gara di Merano. Invece per il Fondi direi squadra al completo. Attendiamo il fischio d'inizio del direttore di gara e via, primo pallone giocato dalla squadra di Mister Serafini. E non è partito il tempo, direi, quindi il commissario chiede lumi, spiegazioni per far partire la partita. Per far partire la partita.
pare che sia utile il cronometro. Ogni tanto funziona. Molte difficoltà, sapevo che sarebbe stato così. Attendiamo la sistemazione della strumentazione. Intanto i ragazzi fanno girare palla, ecco partito il cronometro e vediamo se questa seconda partenza sarà quella buona. Fanno un cenno i direttori di gara e via, si comincia veramente con Korkaric terzino sinistro, Samuele Serafini in cabina di regia, Coppola a destra, Ali, Sortino e Ceccarini per il Carpi. Primo attacco, attacca Coppola uno contro uno, si prende il tiro Serafini che stacca dai 10 metri, il Carpi prova subito 1-0. Ora il Fondi con Vanoi uno contro uno nel centro, nel punto più caldo della difesa dove i centimetri sono maggiori per la difesa del Carpi. Il Carpi dovrà fare assolutamente estrema attenzione al numero 14 Canete che e ricordiamo il bomber indiscusso di questa serie a Gold. In tutta la stagione ha fatto veramente veramente bene, ma Vanoli dimostra di non essere di meno e con un pallone che è veramente schiacciato per terra riesce a spiazzare Jan Jurina. E mentre il Carpi prova la seconda fase ma non riesce, ha interrotto il gioco. Nove metri per il Carpi che macina gioco, l'ha schierato e la difesa del Fondi 6-0 con un passo fuori su Samuele Serafini, terzino sinistro. Passo fuori anche su Alex Coppola, salgono le ali, Serafini prova l'uno contro uno sotto passi ma fallo, ha fatto un fallo ai danni di Alex Coppola che risulta essere trattenuto. Quindi altro 9 metri per il Carpi. Gioco schierato per il Carpi, forse infrazione di passi di Korkaric che l'arbitro non ravvede ma ci mette una parata, ottima parata del numero 16 Garcia su Korkaric. Vanoli uno contro uno che lascia su il posto Samuele Serafini, veramente molto molto fermo. Beh, in questa seconda fase la spinge il Carpi, non viene la seconda fase. Quindi si gioca schierato con il Fondi che è avanti di una lunghezza. Allarga il gioco Coppola, porta l'incrocio Korkaric per Serafini. Doppio incrocio, spostato il baricentro, c'è il buco e lo mette dentro. Gol di Coppola che infiamma il Vallauri. Partita molto equilibrata in questo inizio. Vanoli in cabina di regia, Canet terzino sinistro e Frey terzino destro. Vediamo se uscirà il pivot o fa solo post, fa salire l'ala. Gioco sulle posizioni, attenzione che scambio tra Ale terzino, attenzione tra Ale pivot, attenzione a destra, va in doppio pivot il Fondi, prova a spezzare la difesa, c'è superiorità numerica ma solo palo per Canete, si distende in contropiede, c'è Carini e l'appoggia di giustezza come direbbe quello. C'è Carini, torna esultando giustamente. Vediamo Canete va al cabina di regia. Giro palla, si sposta il gioco sinistra, pivot blocca a destra, c'è tanto spazio in mezzo, guardate che facilità di tiro che ha Canete. Il Fondi ha messo il pivot a destra per liberare il gioco a Canete che non si è fatto pregare. Non è venuta la seconda fase, quindi il Carpi gioca con attacco schierato. Palla Sortino, nessuna fretta. È importante ogni pallone, è importante mantenere la concentrazione per tutto il match. Post e Coppola! Spacca esterno quasi questo!
prende la parte superiore della pancia e Garcia ci mette, non può fare altro, quindi la para. Seconda fase dove il Carpi chiude bene, quindi è importante riuscire a difendere, non concedere, questo per entrambe le squadre, l'arma del contropiede. Stessa gioco di prima con il pivot molto a destra, doppio pivot, spazio per Canete che vede Frai e due minuti ai danni del numero 3 del Carpi Cascone per fallo al collo. Si riprende quindi con il Carpi in inferiorità numerica per due minuti. Vediamo come la squadra di Mister De Santis affronterà questa superiorità numerica. Doppio pivot, scarico per l'ala, ma è infrazione di piede, il passaggio di Canete era troppo basso e l'ala che aveva già in mente il tiro col prima di ricevere la palla non è riuscito a completare l'intercetto. E mentre vediamo che si siede Iurina per consentire ai Carpi di affrontare in parità numerica l'attacco, ed entra Nico Casa che rientra reduce dall'infortunio al ginocchio dove si è operato, e vediamo che ancora un'ampia fasciatura. Vediamo la palla, scarico, scalare, Ceccarini dice la prendo, la metto dentro. Il Carpi massimizza questo attacco, si dispone subito in doppio pivot ancora per le ali e lob morbidissimo del numero 10 Vanoli Federico, che consente di rimanere lì al fondo. Altro cambio per il Carpi, che scende ancora Iurina per consentire al Carpi di giocare in parità numerica questi ultimi 30 secondi di inferiorità. Giro palla con estrema calma, uno contro uno, là fuorimente due minuti anche questo, perché fallo identico quello effettuato in attacco, no questa volta cartellino giallo ai danni del numero 99. Il pubblico rumoreggia, non concorda con questa scelta. Guardate che palla! E palla che vi ha dato Casa per Soria, e come la tiene stretta! Il Carpi prova dalla testa avanti, Vanoli a terra, doppio! Infrazione, è atterrato con la palla in mano, quindi pallone Carpi che prova a scappare. Ma come di precedenza sarà una partita di nervi questa. Entrambe le squadre hanno dimostrato di riuscire a perdere la concentrazione molto facilmente, quindi la partita diventa veramente veramente lunga e da vivere fino all'ultimo secondo. E mentre diamo Casa uno contro uno con Sortino che la scarica, non è venuto il gioco, quindi si riprende con un 9 metri. Casa uno contro uno, tiro, il pallone, parata e fallo di Soria per bloccare la seconda fase del Fondi. Si ricomincia con entrambe le squadre in parità numerica. Canetti in cabina di regia, molto molto largo il pivot del Fondi. Bella azione, sono riusciti a creare la superiorità numerica. Canete è un giocatore che se non ha l'uomo veramente addosso riesce a tirare ed essere veramente molto pericoloso, molto molto pericoloso. Ha delle percentuali di realizzazione veramente molto importanti. Nel mentre ridendo e scherzando, infrazione di rigore per fallo da dietro su Nico Casa che va sui 7 metri contro Garcia. Il Carpi va tutto in difesa, lascia Casa sui 7 metri che tira un rigoraccio, veramente un pessimo rigore. E Garcia ci mette una pezza. Ricordiamo che
Casa e Garcia sono stati compagni di squadra in quel di Siena. Canette, Speranza, Vanoli, c'è spazio, c'è molto spazio, c'è Carini, la fa sua ma pesta l'area. Pesta l'area e dice sì, arbitro, è corretto, ho pestato. Canette, finta di tiro, Vanoli, che brutta palla, in compressione. Il cat ringrazia. E va su in terza fase, quarta fase. Angolo, Casa si prende un tiro forzato e dalla panchina viene richiesta maggior tranquillità, cercare di giocare con calma, fare gioco costruito, perché si è dimostrato che col gioco costruito il Carpi è sempre riuscito ad essere molto molto efficace. Esce Soria, il fondo di difesa molto aggressiva su Coppola. Passivo, il Carpi si prende il tiro ma a mezza altezza. Coppola e Garcia riesce a parare. Canette, guardate come salta, si è preso uomo addosso, ma riesce a scaricare. Frai, palla per Canette, ottima apertura, ma no, troppo alta, non può arrivare il Voni, e quindi palla persa. Diciamo che calma. Questi primi 11 minuti si possono contraddistinguere da diversi errori di fondamentali, sia dalla parte del fondo in particolare, che dalla parte del Carpi a livello di tiro, che ha tirato, fatto delle spallate che il portiere è riuscito a parare senza un eccessivo sforzo. Anche in questo caso abbiamo avuto Samuele Serafini che è andato a tirare con un tiro telefonato sui due più alti, un'ingenuità. Vanoli, uno contro uno, chiesto a doppio. E il Carpi riesce a metterci una pezza, perché comunque c'era superiorità numerica, c'è stato lo scarico al pivot. La difesa di Serafini era comunque da dietro e quindi è riuscito a sporcare il passaggio, però non era in corretta posizione. Mentre vediamo che è entrato lo staff tecnico ad asciugare il parquet. Dopo 11 minuti il cronometro, dopo 11 minuti di gioco il tabellone canta 5-5-5, veramente squadre molto molto tese. Va in cabina di regia Luigi Arena, la stella, una stella della nazionale under 20, un giocatore veramente molto molto forte. E si prende, dimostra anche di non essere timido, si prende un tiro, ma guardate Soria intanto che la mette lì. Si è visto anche Soria in contropiede, ma ora guardate come corre, si prende il passaggio, la squadra difende e ha fatto tutto, è andato in contropiede, è andato anche a recuperare il pallone in chiusura. Tanto cuore da parte di questo ragazzo. Canette in cabina di regia, fa salire l'ala, stesso gioco di prima, si sono scambiati, immaginiamo che il pivot taglierà. Arena fa salire il pivot, quindi si va il doppio pivot. Canette va con l'uno contro uno, buona difesa di Coppola. Canette ancora uno contro uno, no, scarica per Frai. Canette si prende il tiro, la mette dentro. Mamma mia, che facilità di tiro che ha questo ragazzo. Ora vediamo Korkaric in cabina di regia a prendere, ha dato un cambio a Coppola che ha preso una botta sulla mano nella difesa precedente. Serafini al centro, Casa, Korkaric prende l'uno contro uno, no, fa salire Teccarini, Casa scarica per Sortino che non riesce a entrare e ruba palla al fondo, si distende in contropiede. Vanoli, e cosa fa Iulina? Apre la croce e la pelle d'osso senza saltare.
che abbraccia, chiude lo specchio della porta. Il ragazzo di Fondi ha visto letteralmente blu e con un tiro un po' a mezza altezza, giustamente. Non ha atteso, non ha guardato e Yulin ha fatto però buona guardia. Però ne guardiamo che anche questa volta sotto fallo comunque Canete è riuscito a metterla dentro. Proprio si vede che è abituato. Frai, Canete ancora, Yulin fa buona guardia e va in contropiede, Sortino la prende due mani. No, va andato con una mano sola. Un po' lezioso perché è sicuramente un po' storto per prenderlo, però il mio allenatore diceva se ci arrivi con una mano ci arrivi anche con due. E quindi palla, non lo faccio il nome dell'allenatore, palla per Arena, sposta difesa ma sbaglia il passaggio per Frai, quindi sotto passivo, chissà chi tirerà mai. E il Carpi va, può distendersi. Quarto d'ora sei pari. Tanti errori finora, veramente, da tutte e due le parti. Però il Carpi ha sbagliato più volte al tiro, invece il Fondi più a livello di palle perse. Errori importanti tutti e due, ma diversi. Vediamo che Serafini... Palla per Soria che viene strattonato, ma l'arbitro dice non trovo. Livoni, contropiede, la mette dentro e in Fondi rimette la testa avanti. Vediamo se il Carpi spingerà questa seconda fase. Serafini, pallata per Ceccarini, quindi si ricomincia a difesa schierata. Korkaric in cabina di regia. Vediamo, guarda pivot, non c'è spazio, Serafini si alza e la mette dentro. Tiro un po' telefonato, ma efficace. Probabilmente il portiere l'ha vista all'ultimo perché la palla è passata, mi sembra, sopra alle mani del muro, quindi non se l'aspettava. Non è riuscito a coprire sul palo. Sette pari. Abbiamo Canete, allarga forbice, Sarica, però non va dentro, Frai, sotto passivo, pallaccia, fallo su Soria che provava a lanciare un contropiede, onestamente non so dire se è bene o male che l'abbia bloccato. Male, perché poteva lanciare. E si ricomincia con Ceccarini con la palla in mano dopo l'ennesima parata di Garcia che sta tenendo lì la partita. Sì. Hanno una buona difesa. Ma di buona difesa, il Carpi è riuscito comunque a prendersi dei tiri abbastanza puliti sempre. Però sporchi, anche questo è un tiro pulito, però non tanto efficace, cioè non angolato bene, sono molto sulla sagoma o a mezza altezza, però il tiro è stato preso, cioè la percentuale di tiro del Carpi in questo momento è molto bassa, come quella di questo incrocio, uguale a quella palletessa del Fondi, però ha lanciato in contropiede l'avversario. Mister Serafini non ha gradito l'errore di incrocio e chiama Serafini Samuele a fianco a lui e al suo posto entra Casa. Sale Sortino che torna in posizione. Casa, tanto spazio per lui, ma altro tiro comunque a mezza altezza. Garcia ha dimostrato abbondantemente che quella mezza altezza le sa fare. Sta facendo il suo, bravo. E si ricontinua. Intanto vediamo che il Carpi cambia difesa. Va con una 5-1 con Korkaric lì davanti. Vediamo.
se sarà efficace, perché comunque questa 5-1 rischia di dare molto spazio a Canete. Bisogna essere molto molto bravi. E intanto il Fondi prova a scappare via, palla per Ceccarini che la prende e la mette dentro e rimane lì il Carpi. Ceccarini ha dimostrato finora che di essere molto affidabile, molto molto affidabile. Ha delle percentuali, ma in generale in tutto il campionato abbastanza importanti. Torna 6-0 il Carpi, avendo Corcoran riuscito a fare il cambio. Arena, uno contro uno, Canete, guardate che spazio come la mette dentro. Resta più due il Fondi, Nico Casa, palla per Soria e gol, che 2-2 da manuale, giocato dal Carpi. Di contro il Fondi con la 6-0 non sono riusciti a portare fuori il pivot, sono usciti leggermente tutti e due, ma il pivot è rimasto dietro, sono dimenticati il pivot dietro. Nulla toglie però il gesto tecnico del giocatore del Carpi. Prova a rubare Ceccarini, ma fa doppio Diegues. Dopo l'errore torna Mesto in difesa, Mesto al cambio a favore di Frey. Il mister del Fondi, De Santi, sa comunque dare un 5 di Eger per l'incoraggiamento, perché sa che avrà bisogno del ragazzo, perché la partita sarà ed è sicuramente molto lunga. Ma andiamo in time out. E che attendiamo il termine di questo time out. In questa pausa cogliamo l'occasione per salutare Marco Beltrami, che sappiamo che sta guardando la partita, pivot storico del Carpi, un amico che ha provato a cercare fortuna all'estero, a cimentarsi nel campionato, uno dei campionati più importanti a livello europeo. Ma ora mandiamo l'ultimo abbraccio a Marco Beltrami e si ricomincia con questo 9 metri, con palla in mano per il Carpi. Corcoran chiama fuori Soria, difesa alta del Fondi, uno contro uno per casa, prova il posto per il tiro, ma chiude il Fondi, quindi si ricomincia. Nico Casa, uno contro uno, rigore questo, forse fallo, no, niente. Ci chiama lo staff tecnico Tiziano per asciugare il parquet. Nico Casa che in questa occasione è riuscito a saltare bene l'uomo, ma a fronte del raddoppio non è riuscito a liberarsi al tiro. Costu corte volo! Mamma mia, quanto ha saltato Coppola! È venuto giù con la brilla in testa! Veramente, veramente un bel gioco! La volante, che ricordiamo si chiama così in onore del primo giocatore che ha fatto questo gesto atletico, segni di storia così. Vanolis perde palla,
Sortino incrocia uno contro uno e la mette lì sotto l'incrocio. Sembra che questo time out chiamato da Serafini sia fruttato veramente tanto. E Carpi prova a fare il break. Arena in centro. Vannoli, tanto spazio. Mamma mia, cosa ha fatto Arena? Cosa ha fatto Arena? Praticamente da fermo l'ha messa lì nel set dove Iurin l'ha solo potuta guardare e ammirare. Continuiamo, 11 pari dopo 22 minuti. Casa, uno contro uno, bloccato. È sempre lo stesso. E vediamo cosa, se verrà si è fatto asciugare il parquet. E siamo pronti per ricominciare dopo questa pausa tecnica. Karkaric, Casa uno contro uno, mamma mia come spinge Casa, ma non riesce, non sta riuscendo ad essere efficace nell'uno contro uno. Chiamato gioco, attenzione, sotto passivo Carpi, sotto passivo Coppola, si prende il tiro e penalty perché aveva comunque saltato Arena e Arena ha trattenuto il giocatore. Quindi vediamo sui 7 metri chi andrà sui 7. Sembra Ceccarini. Ceccarini sopra la testa, ci sta per il portiere, ha invitato il tiro sopra la testa e Ceccarini si è fatto ingolosire e gliel'ha messo. Vannoli, Arena in centro, palla per Vannoli contro Soria, scarico. Bella palla recuperata per il Carpi, però è sporcato il braccio di tiro. Vannoli, doppio pivot, c'è spazio a destra. Iurina, parata, guarda se c'è un contropiede, non c'è. Ceccarini va e ferma la seconda fase. Nico Casa si prende il tiro e detto prima o poi lo metto dentro e adesso è primo. Tutto il Vallauro in piedi a tifare per i propri beniamini. Arena, Vannoli, Dieguez, buona difesa dalla parte di Coppola che ferma Arena, compagni nell'Under 20, nel Nazionale Under 20, nell'ultimo stage. Chiamato ad intervenire ancora Tiziano ad asciugare. Si comincia a 9 metri. Arena come ha saltato Coppola, ma ha recuperato, c'è tanto spazio per l'ala e Iurina para, si distende, Soria in seconda fase, Coppola si prende il tiro, la mette dentro, tutto il Vallauro in piedi. E time out con il Carpi a più 3.
Eccoci in diretta, rieccoci con il Fondi che è pronto a battere dal centrocampo a valle del timeout, chiamato per cercare di bloccare il ritmo dei Carpi. Carpi ha preso veramente un ritmo molto importante. Canete, Tanese, terzino sinistro, Vanoli, Frai. Vediamo come sale, che bella che fa Canete, ma è una finta. Ceccarini pensa di aver capito tutto, non la prende, ma dove ha tirato? Mamma mia, dove ha tirato Piceli? Ha tirato veramente tanto tanto lontano. Immagino gli sia uscita la palla dalla mano, che non sia riuscito a chiuderla correttamente, forse era umida. Korkaric, casa, ci tanto larga. Dico, casa si prende il doppio appoggio, ma quasi da fermo, ma non va. E il Fondi, vivo più che mai, si può prestare. Lem. Se questi non ci sono. Vanoli, Canete, si alza, ma la scarica fra il pasticcio. Pasticcio, non c'è la possibilità di andare in seconda fase. Sortino non era scattato. Vediamo che Sortino non era scattato perché mentre è andato a cambiare il suo posto dall'olio. Tutto c'è un perché. The Doctor. Ecco casa, Soria. Ricordiamo che Sortino rientra da un infortunio, quindi probabilmente mister Serafini sceglie, preferisce di non usarlo troppo per evitare a faticare. Nel mentre in compressione tra Korkaric e l'ala, nel mentre Fai non si fa pregare, va dentro perché non c'era veramente nessuno in difesa per il Carpi. A male dell'incompressione che il Carpi non è riuscito a fare a schierarsi. 2 minuti e mezzo al termine di questa prima frazione di gioco. Chiama il gioco Korkaric. Casa bloccato in qualche modo, palla Ceccarini ma sporca, non è arrivato, si continua a giocare. Carpi sotto passivo, la veloce per Soria, che però riesce a essere, però è bloccato da Canete, e quindi 9 metri. Casa se ne prende due addosso e palo, nessun fallo fischiato dal direttore di gara. Vanoli scarica per l'ala che si prende il tiro e Iulina ci mette una pezza. 1 e mezzo al termine, partita divertentissima, veramente molto molto viva. Korkaric, Coppola, Korkaric, post per Coppola, fa salire Nico Casa, ma fa ottima guardia, fa veramente un ottimo difensore. I Carpi gira, ma non riesce a trovare soluzioni, si prende un tiraccio Korkaric, veramente un tiro sulla difesa, con difesa schierata. E fa buona guardia Garcia, quindi andiamo nell'ultimo minuto di questa prima frazione di gioco. Vanoli, vediamo come il Fondi affronterà questi ultimi 30 secondi. Canete è ancora lungo. Andare al tiro ora è presto perché mancano 20 secondi, potrebbe lasciare il Carpi la possibilità di tiro. Vanoli si prende il tiro, non brutto. Ciao, Dani. Probabilmente se Soria fosse stato fermo è più sfondo. Adesso vediamo il tiro di Canete, che viene fatto fallo, un secondo al termine, 2 minuti ai danni di Soria per spinta in volo. Sapeva che avrebbe tirato lui
ed è andato in un contatto molto deciso. È che ha spinto l'avversario in volo, quindi da regolarmente 2 minuti. Panchina del Carpi chiede attenzione a dove si batte il 9 metri. Ma direi che la palla sarà in mano a Canete, sicuramente il ragazzo che ha il braccio più caldo. Andiamo sul tiro franco perché è scaduto tempo. Canete cerca un pertugio, ma non la trova, quindi andiamo in fine primo tempo anche noi. Buonasera a tutti, ricordiamo che tra questo primo e secondo tempo ci sarà la gara di rigori e verrà fatta dai ragazzi della Margherita Acche che sono stati sorteggiati. Chiediamo a Alex Benetti di andare al centro del campo insieme a lui, Michel Besutti. Vediamoci ragazzi un po' timidi. Nicole Rossi. Francesco Uberti, che sono stati estratti insieme a Anna Maria Meletti. Dai ragazzi, non siate timidi. Ci sono tanti bei premi. Samuele Gentile, anche lui sesto estratto. Andiamo col settimo estratto, Jennifer Capellini. Ottavo, Luisa Giordano. Luisa Giordano. Nono, Alessandro Massarri. E decimo, Tommaso Tirelli. Ripetiamo i primi: Alex Benetti, Michel Busutti, Nicole Rossi, Francesco Guerti, Anna Maria Meletti, Samuele Gentile, Jennifer Cappellini, Luisa Giordano, Alessandro Massarri e Tommaso Tirelli. Alex Meletti, Michel Besutti, Nicol Rossi, Francesco Uberti, Anna Maria Meletti, Samuele Gentile, Jennifer Cappellini, Luisa Giordano, Alessandro Massari e Tommaso Tirelli. E il primo gol! Falli tirare dei 4. Facciamo poi
tattici, farne parlare di tirare dai 4, dei 4! Fai il tirare dei 4! Sta più vicino! Capito? Sta dando il Torino! 4! Dai 4 metri! E quattro cosa? Angoli del paradiso! C'è qua fino a domani, se no! E non dall'ala, scusa! Sta fermo! Fai fatta a girare! No, non posso venire lì al barbato! Tu hai però? Ma chi? Lo però dopo venire. Eccolo! Eccolo! Ciao di voi! Che modo! L'hai chiamato, ciao di voi! Rieccoci in diretta con il pallone in mano ai Pontini per questo inizio di questa seconda frazione di gara. Attimo di gestione di burocrazia, ma le squadre del Carpi un po' in pochi. Ah, problemi di rete, non di rete internet, di rete di porta, di rete della porta.
e il prodigo Tiziano riesce comunque a mettere una pezza anche in quello. Troppo palestra per questi ragazzi, erano troppo forti, che bucano la rete, più buchi la rete in questa partita che i Noli e Benji in tutte le loro stagioni. Sei pronti? Via che si comincia! Palloni in mano al Fondi, che si ripresenta con la squadra tipo. Vanoli fa la finta, si prende l'ala, prova a capire tutto Sortino, ma ha capito veramente niente, ha bucato! E Dieguez ringrazia e con un tiro quasi da terzino la mette dentro, in sacca alle spalle dell'incolpevole Ian Iurio. Ottima visione di gioco da parte di Canete anche questa volta, che dimostra di avere una marcia in più. Casa sbagliato completamente il tempo dell'uno contro uno, perché è atterrato in braccio a Frai, un cliente decisamente scomodo in difesa. Prova a cambiare attaccante Casa, ma il risultato non cambia, anzi peggio, perde palla, la regala in mano ai Pontini, e che ringraziano e la mettono dentro, perché Iurina non era tra i pali, era a bordo campo per i due minuti, per fare i cambi in attacco, per i due minuti inflitti ai danni di Soria. E nell'entre il Fondi ha pareggiato le sorti, prova Sortino, ma ha tirato là lontanissimo dalla porta anche lui, come aveva fatto Miceli nel primo tempo. Il Fondi ha la palla per andare a più uno. Vediamo se il Carpi anche in questo secondo, in questa gara, si addormenta come in tutte le gare precedenti. E rigore. C'era Cascone, era fuori posizione. Sortino ha provato a metterci una pezza, a disturbare, però ha fatto fallo solo da dietro. Cascone, quando è andato a chiudere, era tardi, quindi rigore. Il Carpi anche oggi sembra rimasto negli spogliatoi. E Canete è uno che non si fa assolutamente pregare. Il Fondi mette a testa grande, Brett 3-0, partito fortissimo il Fondi. Ceccarini. Partita veramente a cardiopalma, giocata punto a punto, partita veramente molto molto entusiasmante. Nico Casa prova l'uno contro uno, è Canete che fa sfoggio anche delle sue qualità difensive. Orkaric allarga il gioco, va a prendere Casa, prova il blocco, va a tiraccio sul muro di Casa, non in forma oggi. Frai. Canete scarica per Frai, uno contro uno, no, scarico, giro palla, vediamo che è subentrato in attacco Durnwalder, no. Va a fare il cambio, solo attacco difensivo, parte difensiva. Sempre Vanoli al centro, il Carpi va in 5-1, perché va in 5-1, si prende il tiro, va Canete, ma va fuori di poco onestamente, ma... non c'entra lo specchio a porta, occasione per i Carpi per riagguantare il pareggio. Casa scarica, Coppola va avanti e fallo per lui, fallo su di lui, 9 metri. Korkic, incrocio. Difesa del Fondi molto attiva sulla parte destra del campo, su Coppola, che in questo finora è l'attaccante più pericoloso. Ma appena detto, appena smentito. Nico Casa con una bordata centrale. In parte guardate Frai, prova ad avere la mano dolce, però butta fuori il pallone, ma rigore, perché fallo
all'interno dei 7 metri, sempre Canet. Non ha bocca la finta e la mette dentro, che facilità, mamma mia, che facilità di tiro che ha questo ragazzo. Orkaric. Il Carpi sta andando molto per vie centrali, anche se ha dimostrato Ceccarini di essere veramente ispirato, però finora è stato servito veramente veramente poco. Buona parata di Garcia, prova a rubare palla, è Sortino, pallone pesantissimo perché il Fondi può andare a più due, quindi Soria prova a rubare il pallone ma non si è nascosto sufficientemente bene. Giro palla, chiama fuori Vanoli, chiama fuori il pivot che fa la parte opposta, si prende il tiro e la mette dentro Vanoli, che ha tirato dagli 8 metri senza nessuno addosso, e tirare così è semplice. Fallo di piede, no, non segnato dal duo arbitrale. Ringrazia Frey che va in contropiede. Ero convinto che fosse piedi, ma sicuramente l'arbitro piazzato meglio di noi non era della stessa idea. E il Fondi scappa via, prova a fare il solco, più 3, massimo vantaggio per i laziali. Il pubblico rumoreggia, il Calvi cerca la superiorità numerica in compressione tra Coppola e Ceccarini, probabilmente serve un time out perché il Carpi è in balia degli avversari, è rimasto negli spogliatoi. Oh, ci diamo una svegliata, non è difficile. Oh, dai ragazzi, cazzo, dai. Il pubblico rumoreggia, Frey serve una parata ma non arriva, il Fondi scappa via. Anche in questo momento blackout per il Carpi. Blackout per il Carpi. È fondamentale interrompere la serie positiva del Fondi. Il rischio di passi è riuscito con una bellissima giocata, Korkaric che ha tagliato la difesa del Fondi e il Carpi ha, e Coppola è riuscito ad intercettare il pallone e metterla dentro, ha fatto un terzino che ha aperto veramente molto bene. Prova in girella e cosa si fa vedere Canete? Un preziosismo, giravolta e girella ai danni di Urina, incontenibile questo ragazzo, fallo al volto e niente, incredibile, in questa partita Nico Casa lo stanno martoriando, neanche un due minuti ai suoi danni. Nico Casa prova a spingere, va dentro Coppola, niente, fallo, era un fallo in volo ma niente, para Garcia. L'allenatore del Carpi infuriato per queste mancate fischiate. E viene chiamato probabilmente un giallo alla panchina del Carpi. Che chiede in modo molto molto focoso le spiegazioni il mister del Carpi. Tempo, non c'entra niente.
Attacchiamo gli altri. Giro palla, Vanoli. Frai, uno contro uno, prova a rubare Ceccarini, ma fa fallo, non riesce. Si riesce a impattare. E cosa succede? Vediamo, c'è asciugare, asciughiamo il parquet. Sotto passivo e va dentro il Carpi, veramente è rimasto nello spogliatoio. Parziale di quanto? Cos'era? Di 6-0 per 6-1 per il Fundi. E time out, arriva il time out per il Carpi. Era ora il time out. Rieccoci in diretta con il Carpi. Vediamo se il secondo time out chiamato da mister Serafini riesce a svegliare i suoi ragazzi, se iniziano a giocare, perché in questo secondo tempo oggettivamente c'è stato solo una squadra in campo con la casacca bianca. Korkaric, Nico Casa, che brutto passaggio che regala la palla agli avversari. Panoli, Frai, Canete, sempre terzino sinistro, attenzione al taglio di Dieguez, no, solo finta. Frai ha saltato Soria, pari, però ci ha messo una pezza, ai Freisma, palla per Soria che rimedia dall'errore difensivo e prova a chiamare i suoi, a vedere se siano ancora in partita. Momento veramente fondamentale, chiave della partita, perché il tempo per recuperare per il Carpi c'è veramente tutto. Vanoli, Frai, Mancino, Ceccarini che non ha difeso niente, si è fatto la difesa solo di braccia e male, e Canete non si è fatto assolutamente pregare. Pallone a bordo porta. E Garcia ringrazia tutto il Fondi in piedi. Giro palla, Vanoli. Non guardano il pivot, Canete, Frei. Che bel sottomano, mamma mia, sottomano di Vanoli veramente molto molto pregevole. Meno 6, massimo vantaggio per il Fondi. Vediamo se il Carpi potrà spingere o far gioco costruito.
deve essere bravo il Carpi a costruire il gioco, a ridurre lo svantaggio, perché se si affretta un attimo andare ancora più sotto e fare un solco ancora più grande. Nico Casa si prende uno contro uno e la mette dentro di potenza, perché comunque c'era tanto spazio tra i secondi difensori. Il Fondi non ha assolutamente fretta ora di battere, perché il Fondi ora sa benissimo di essere la partita in mano, essere artefice della propria partita. Canete, vediamo cosa inventerà il centrale, uscire il pivotone a scambio di posto e viene sporcato Ceccarini. È la seconda fase, ma la palla troppo esterna. Il Fondi ringrazia che è riuscito il Carpi a indurre Caneta a un errore, ma non è riuscito. La differenza finora tra il primo e il secondo tempo è che il Fondi ha tolto gli errori che aveva fatto ed è delle palle perse. Invece il Carpi ne ha aggiunte. Ha aggiunto errori in difesa come questo, con Soria che è andato a spasso per la difesa e quindi lasciando il buco tra i difensori e delle spadellate fuori. Il Fondi ora in questo momento non sta facendo nulla di trascendentale. Sta semplicemente non perdendo i palloni. Il Carpi invece è molto nervoso come squadra, sbagliando diverse fondamentali e tanta fretta in attacco, prendendosi i tiri abbastanza dubbi. Nico Casa ora prova a prendersi tanta responsabilità, ma con il gioco individuale uno contro uno è difficile riuscire a colmare i gap. Questo è un altro esempio. Si è smesso di fare giochi costruiti. La differenza in questa frazione comunque c'è, il Fondi sta cercando sempre comunque di fare dei giochi e di mandare un uomo al tiro. Il Carpi invece questo non sta riuscendo, e penso che il Carpi ringrazi per questo time out chiamato dal mister del Fondi. È un time out anche noi. Rieccoci qua in diretta con il Carpi in difesa, che va in difesa come 5-1. Prova a cambiare la difesa mister Serafini per guardare se riesce a dare una maggiore intensità, perché la 6-0 ha dimostrato di non essere assolutamente efficace. Tanto spazio, saltato Korkaric. Doppio pivot, Korkaric su Vanoli, Frey e la mette dentro. Un gol questo pesantissimo. Un gol veramente pesantissimo. Il Fondi fa il 13° gol di questo secondo tempo, contro i 12 che aveva fatto il primo tempo in 30 minuti. Che brutto tiro che si prende Serafini. Tiro da fermo dai 12 metri.
che non fa altro che regalare il pallone al Fondi e ad abbattere il morale della compagine Xacca Nera. Ora per il Carpi c'è veramente una prova di orgoglio molto molto importante. Viene fatto il fallo da parte di Serafini, non avviene perché rimane il braccio libero e l'attaccante può agevolmente scaricare il pallone. Buona uscita, buono timing, ma se non chiudi il braccio... Korkaric, Nico Casa, Coppola, riprende il... Fallo 9 metri, 9 metri, si prende l'uno contro uno, Casa no. Tiro di rabbia questo di Casa, che è quello che c'è solo in questa frazione di gioco. Jeguez, vai il cambio, rotazione, tanta rotazione ora anche per il mister De Santis. Entra numero 19 De Luca all'ala, il Carpi prende arena uomo, uomo su arena con Korkaric. Vanoli va ad intercettare, prova a rubare il pallone, non fa passare la palla dietro Korkaric, ma lascia un'autostrada dalla sua parte. Difesa del Carpi completamente da rivedere, mani in tasca per il Carpi in difesa. Tiro palla, esce Soria, Korkaric, Nico Casa, uno contro uno, di potenza mette dentro, sempre lui di potenza, che porta i Carpi a meno 7, 12 da termine. Il tempo per rimontare è ancora tutto, serve la testa in questa funzione di gioco. Testa, coraggio, grinta, carattere serve per i ragazzi del Carpi, perché la partita è ancora viva. Se il Fondi è comunque una squadra che in questo momento è in zona play-out, vuol dire che il Carpi ha comunque le possibilità, perché la zona è sempre quella. E cosa però si fa? Però se consentono al giocatore di fare un cost to cost per tutto il campo senza niente e non fare gol, c'è poco da dire. Però vediamo Sortino, quanto ci crede ancora, che ha preso la palla, ha sfidato da solo tutta la difesa, costringendo anche 2 minuti su Canete, giocatore che generalmente i 2 minuti ne prende veramente molto molto pochi. Ora è il momento fondamentale della gara, con il Carpi in superiorità numerica, devi riuscire a massimizzare. Frai fa, induce l'errore, ora il Carpi può spingere per ridurre il gap. Dai raga, dai che c'è tempo, dai che vuoi giocare. Il Carpi se la gioca col doppio pivot, questo minuto e 15 di rimanenti. Nico Casa allarga il gioco, ala per Ceccarini, non c'è, la scarica per Cascone, che non riesce a girarsi. Che difensore che è Fai, difende veramente veramente in modo impeccabile. Cascone, no, finta per Sortino, che forse viene toccato al tiro, ma niente, le scarpette rosse oggi non volano. Non si riesce a sfruttare la superiorità numerica. Mancano circa 50 secondi a rientro.
Il Fondi ora non ha nessuna fretta, deve solo far passare il tempo per consentire al suo bomber di rientrare. Il Carpi aggressivo ora. Prova a rubare palla, Soria ci crede ma no, viene fermato per un'infrazione. Fallo su Arena. Esce il pivot. Vanoli si prende il tiro, un tiraccio spreso. Però viene deviato in angolo. 2 minuti terminati di inferiorità numerica. 7 al termine, sotto passivo. Il fa buona guardia, il Carpi chiede una maggiore velocità. Cosa fa? Che gol, mamma mia! Si apre, butta la palla in mezzo al muro che colpevolmente si era aperto. La Frey vede la palla all'ultimo secondo, però aveva fatto veramente un buon aereo, un bel incrocio, aveva appoggiato la palla. Sono stati bravi, molto molto bravo. Molto molto bravo Frey. Il Fondi più 8 a 8 minuti del termine di questa seconda frazione di gioco. Serve veramente un'impresa per i Carpi ora. Occorre una mission impossible. Coppola prova un tiro in sottomano da non si sa dove, che costringe il Fondi per una difesa in area. Chi va? Samuele Serafini sui 7 metri. Fondamentale questo tiro. Questo tiro è veramente fondamentale, può riaprire la gara. E la mette dentro, il Carpi c'è. Il Carpi deve rimanere attaccata alla gara. Ora il Carpi deve cercare di fare in modo che i gol di distacco siano inferiori ai minuti mancanti. Ora il Fondi non sta attaccando perché deve far passare il tempo. Giro palla, esce Durweider. Trai, Canete, prova a mettere l'ennesimo sigillo, che mano calda che ha, ma non va. Difesa in area da parte del Carpi. E 7 metri, asciugare il capo. Ora occorre, vediamo che per il penalty è entrato Alfred Selmi. Da un po'. Contro Canete, no, cambio, Iurina in porta. Ora occorre veramente una palla pesantissima questa. Il Carpi è aggrappato alle spalle del suo portierone. E Canete dice: ragazzi, state sereni, ragazzi da Fondi, state sereni che la metto dentro. Più 7, parata di Garcia. Il Carpi non riesce ad allargare, scusate, più 8 per il Fondi. Adesso si prende responsabilità Nico Casa, sì, e la mette dentro. Il Carpi prova con le sue individualità. Palla indietro per il Fondi, a rischio di passivo anche. Arena prova a rubare palla, tipo la quarta volta che si prova a Cecarini, ma senza successo. Frey sotto passivo, il Fondi si alza e niente, fuori. 6 minuti al termine e i Carpi sotto di 7 reti. Occorre un gol molto molto veloce per tenere aperte le speranze, ma Canete si mette del suo anche in difesa. Canete sicuramente MVP della partita. Canete, ragazzo che ha creduto nel progetto del Fondi veramente da tanto. Scarica all'ala e gol. Il
Il Fondi ormai ha messo la freccia in modo veramente serio. Più 8, 5 minuti al termine. Pessimo, pessimo incrocio. Fallo da dietro, rigore, forse anche 2 minuti, sì. Ai danni di Durweider per fallo su Nico Casa e anche 2 minuti. Meno 8 il Carpi. Cambio in porta. Cambio in porta per il Fondi, che esce Garcia. Ed entra il numero 30, Trani Francesco. Gol di Serafini, meno 7 per il Carpi, 4 minuti e mezzo, difesa molto aggressiva dei Carpi, 4-2 con Uomo, Arena e Canete, ma essere aggressivi vuol dire comunque avere tanto spazio in difesa, ne approfitta il Fondi che scappa via a più 8. E con questa parata di Garcia direi che il Fondi ha veramente ipotecato la gara. Meritatamente sicuramente, perché è riuscito a correggere gli errori del primo tempo e facendo un secondo tempo importante. Il Capi invece l'ennesimo secondo tempo in estremo blackout. A valle di primo tempo importante, ma comunque giocato in modo importante contro tutte le compagini di tutte le fasce. Secondo tempo veramente molto complicati per la squadra di Mister Serafini, che a parte qualche giocata, qualche preziosismo dovuto ai giochi dei singoli, manca una concentrazione, un gioco di squadra, un amalgama. Sia in fase offensiva che in fase difensiva, dove anche in difesa mancano solamente tanti aiuti, ci sono tanti spazi. Nel mentre si gioca il time out, il mister del Fondi, andiamo in time out anche noi. Ultimi 3 minuti con il Fondi ormai in modalità relax, che è riuscito inizialmente, o meglio il Carpi inizialmente ha messo in difficoltà il Fondi è cresciuto, ha tolto errori, imprecisioni, trascinato da Canete e da Frai, è riuscito a fare veramente la differenza. Bravi. I Carpi comunque provano a onorare la partita fino all'ultimo secondo con sempre giochi di individualità. Tiri secchi che possono andare dentro come no. Il Fondi lascia spazio agli ultimi ragazzi, a tutti i ragazzi per
per questi ultimi minuti, che giustamente gli fa fare esperienza, perché comunque nell'arco del campionato sicuramente saranno chiamati in causa anche loro. Quindi giustamente viene dato spazio a tutti. Rigore per il Carpi, per fallo ai danni di Coppola, Gioielino, arrivato quest'anno da quel di Bressanone, che sta facendo veramente molto bene, sta facendo voler bene molto nella scuola, si sta veramente impegnando tanto nella causa. Ora va sui 7 metri Nico Casa. Teniamo il fischio. Bel rigore giocato, tirato da Casa nel set alto alla sinistra del numero 30. Ora il 1 minuto e mezzo più 8 per il Fondi. Frey allarga la difesa, ruba palla, ruba rischio di doppio infortunio nel mentre infortunio alla caviglia da parte di Sortino, che era rientrato per un infortunio alla medesima caviglia e costretto probabilmente al cambio. Davy Short e Zoppicante fa gli ultimi l'ultimo minuto. Sortino, ultimi secondi. Parata di Jurin, 50 secondi al termine. Prova il contropiede ma non va. Ora 20 secondi, palla per Speranza, anche lui lascia il timbro sulla gara. Ricordiamo che la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanale e mercoledì 16 il Carpi andrà in quel di Rubiera, quindi un altro smatch per la fascia bassa della classifica. Il Fondi invece andrà in quel di Siracusa per provare a uscire da questa fascia bassa. E noi ci sentiremo il 19 per il Carpi Romagna. Nel mentre arrivata la fine di questa partita con il Fondi che batte il Carpi 35-27. E grazie mille per l'attenzione e buona serata a tutti.